Ma credo che è importante valutare i dati, valutarli con attenzione, ma soprattutto leggere se dai dati possiamo avere futuro. Allora questo non è un rapporto statistico freddo, neutro, ma vuole essere un qualcosa che analizza chi siamo, da dove arriviamo, ma soprattutto nel percorso di questi anni, quali sono le opportunità. Ecco allora perché la parola quest'anno, dopo Rete dell'anno scorso, percorsi di crescita. La parola crescita va riempita di contenuti, altrimenti tutti noi diciamo ci vuole la crescita e poi? Allora, da questo rapporto statistico noi abbiamo guardato il Veneto e vediamo che abbiamo alcune eccellenze da anni, che restano eccellenze, che rispetto al sistema Europa e mondo sono in controtendenza, che sono uniche e allora se è così, rispettando, proteggendo, garantendo tutto il sistema Veneto nel suo complesso, su queste eccellenze bisogna investire. E allora credo che l'eccellenza dovuta al fatto che la cultura produce il 6% del PIL veneto, o che il turismo continua in controtendenza ad essere per il Veneto prima regione d'Italia. Si dice che è la regione più completa, perché noi offriamo tutto. Abbiamo un mare straordinario, dei laghi favolosi, una montagna unica, ma abbiamo bellezze architettoniche, abbiamo una profondità culturale che è solo veneta. E allora questo ci dà un dato, 61 milioni di presenze turistiche, 16 milioni di turisti in Veneto, un dato, siamo primi in Italia, quindi questa è una nostra gioia e soddisfazione, ma soprattutto sta crescendo il turista straniero. Sta crescendo sia per quanto riguarda il modo tradizionale di offrire turismo, cioè mare, montagna, lago, ma soprattutto cresce quello che si chiama turismo di città d'arte, cioè quel turista che spende molto di più, 140 euro al giorno. Quel turista che viene da paesi nuovi, paesi dove la sì il PIL va a due cifre, quel turista che in qualche modo vuole qualità, misura la qualità e quando torna a casa propria diventa il primo promotore delle nostre eccellenze. Cioè fai una fiera, va benissimo, bisogna farle, ma quando un turista premia il Veneto e lo giudica la migliore regione del mondo come offerta di qualità e come offerta di anche stare bene, vede belli i nostri alberghi, i nostri turismi, mangia bene, allora quel turista diventa promotore del nostro export, che è l'altra azienda straordinaria. Quindi, se il turismo è un'azienda interna che ci fa grande economia, miliardi di investimenti, se l'export funziona e siamo prima regione in Italia, mettendo assieme queste due eccellenze in un paesaggio straordinario, in un Veneto che abbiamo oggi coniato con uno slogan del futuro: B&B, bello, buono e ben fatto. Tutta la nostra produzione, sia di offerta turistica, sia di offerta culturale, sia di tecnologie che esportiamo in un sistema innovativo, su questo slogan, bello, buono e ben fatto, fa la differenza nel mondo.